bentornati. Speciale l'argomento, come chi ci segue da un po' di tempo sa che in questo spazio parliamo di un argomento monotematico di volta diverso. Ovviamente può essere un argomento che riguarda la medicina, che riguarda la storia, che riguarda le auto d'epoca, che riguarda i libri, che riguarda gli animali. È chiaro che gli argomenti di volta in volta cambiano. Quest'oggi l'argomento è dedicato alla lettura, ai libri. Un libro uscito da non molto, è una scrittrice che credo sia la sua prima esperienza, adesso poi le chiederò conferma. Sto parlando di Sabrina Nuti, che è qua in studio con me quest'oggi. Ben arrivata, Sabrina. Grazie, grazie per questa opportunità. Allora, questo libro, io comincio dal sottotitolo, Un dono nell'oscurità. Che cosa vuol dire un dono nell'oscurità? Ecco, intanto vediamo il libro. Allora, un dono nell'oscurità è praticamente una, si rifà un pochino ad una scena, la scena diciamo più importante forse di questo libro. E questo dono nell'oscurità racchiude un po' una cosa che non vorrei molto svelare adesso, no, però... No, infatti non sveliamo, però incuriosiamo un pochino sì, le persone. Io ho dato un significato a questo sottotitolo. Per me il dono nell'oscurità è proprio la protagonista, cioè Ferebea. Ferebea, che abbiamo già visto in copertina, rappresenta una donna forte, però nello stesso tempo molto anche sensuale, molto, molto bella, una donna che già dall'inizio dice tanto di sé. Dunque, ti dicevo all'inizio che sei alla prima al tuo primo impegno come scrittrice? Sì, sì, diciamo che questo... In quanto pubblicato, diciamo. Pubblicato, questo è il primo libro che pubblico e... Era una storia che ho iniziato a scrivere tanti anni fa, è stata parecchio tempo anche nel cassetto e poi ho deciso di pubblicarlo, però ho pubblicato per ora solo la prima parte perché la storia è molto più lunga. Uh-huh. È stata una grande soddisfazione vedere certo, questa... Perciò diciamo vedere... che pensi di andare avanti con la storia di Ferebea. E, un altro o ancora più volumi? Altri due, ne faccio una trilogia. Sì, bene. Sì. C'è adesso un carinissimo filmato di presentazione di questo libro che vorrei farlo vedere agli amici che ci seguono da casa, che già un pochino ci introduce nell'argomento, se siamo pronti, mia regia. Eccolo, intanto vediamo il destino, vedete... dove si diciamo dov'è collocato. Siamo ovviamente in Grecia, come state vedendo, la forza, il coraggio, tutte queste cose che contraddistinguono i vari protagonisti del libro. Qua siamo, ecco, questo forse è un pochino troppo ravvicinato, adesso c'è anche l'odio, la disperazione, insomma sono vari stati d'animo. La speranza, infatti c'è anche un sole che nasce, la pietà, l'eleganza e l'amore, la nostra protagonista, Ferebea, il cuore pulsante di un mito, come non è mai stato scritto. E questa è la nostra Ferebea. La quarta di copertina ci dice, nell'epoca mitologica dell'Atene del XIII secolo a.C. vive Ferebea, una ragazzina sensibile e testarda che si ritrova per ironia della sorte a far parte del gruppo di giovani inviati a Creta per essere dati in pasto al Minotauro. C'è sempre questo riferimento al Minotauro che è una delle figure proprio mitologiche tipiche dell'antica Grecia. Influenzano la sua vita le gesta di Teseo, compagno e avversario, l'eroe che libera Atene da quel pesante tributo e pone le basi della grande civiltà ateniese. Ferebea, da fanciulla ingenua e innamorata, si scopre ben presto una donna ribelle, forte e coraggiosa. E io per il momento non vi dico altro. Ti ci ritrovi nella protagonista? Molto. Cosa c'è di te?
Io penso come tutti gli scrittori, mettiamo sempre molto di noi stessi dentro un protagonista. E di lei c'è molto del mio carattere, però lei è migliore di me perché quando si scrive è vero che ci mettiamo del nostro, ma Però cercando magari ci di vorremmo, cioè, quello che vorresti migliorare, ecco, migliorare. Ecco, quindi. benissimo. Diciamo che la protagonista è lei, ovviamente, però ci sono anche altri protagonisti. Che sono, ce Sì, lo vuoi dire tu? allora, Teseo praticamente è un coprotagonista quasi, perché lei vive tutta la sua vita all'ombra delle gesta di questo Di eroe, questo eroe. Poi vediamo una bellissima di immagine di cui una nave anche si innamora greca. follemente, però è molto orgogliosa, è molto testarda, per cui è una bella storia combattuta e. È un capricorno pure lei? Probabilmente, Sì. probabilmente, non so come erano i segni zodiacali nell'Atenea arcaica, però Mi probabilmente hai sì. detto che ti somiglia, allora ho fatto un pochino due calcoli con la tua giorno di nascita. Bene, perché hai pensato di localizzare questo tuo libro in Grecia? Intanto che vediamo ancora qualche immagine che Perché sì, scorre. l'antica Grecia è quello che mi ha sempre attirato. Io ho intrapreso gli studi classici da ragazza proprio perché amavo molto la Grecia, i miti, la storia greca in se stessa e tutta la civiltà che era in antica Grecia. E certamente. Il nome di questa ragazza di cui non si sapeva niente e che lessi nelle opere Abbiamo una delle vite bellissima parallele di Plutarco, immagine. un Se possiamo biografo tornare un momento indietro, abbiamo una bellissima immagine di filosofo. un combattimento tra un eroe Sì, greco, infatti, ovviamente, questo dovrebbe essere Teseo contro il contro il Minotauro, Minotauro, sì, infatti, nel nel labirinto. labirinto. Bene, ti ho interrotto, vai pure avanti. Sì, appunto, dicevo che mi sono immaginata la vita di questa ragazza di cui si sapeva solo il nome, ma non si conosceva altro, almeno se c'è qualche esperto che sa qualcosa in merito a questa Ferebea, mi farebbe anche piacere poterlo Cioè, questa scoprire. Però Ferebea allora è veramente esistita. Tu l'hai, no, non si sa, non si sa, è cioè tu un'epoca l'hai mitologica. trovata nelle tue ricerche Sì. dedicate all'antica Grecia. Sì, Esistita o perché no, comunque dico esistita come personaggio. come nome lo ritroviamo appunto nelle vite parallele di Plutarco, dove mette a confronto Teseo con Romolo, no? E parlando di tutta la vita di Teseo, fa a nome di tutte le donne che lui ha amato, mogli, ma forse anche no. E tra queste c'era questo nome, Ferebea, che mi aveva incuriosito molto e siccome non ho trovato niente di questa ragazza, ho voluto immaginare tutta la sua vita, L'hai tutte le romanzata, sue peripezie, le sì, ho peripezie. Hai romanzato. romanzato la sua vita, perciò diciamo che è un romanzo che però è ambientato in una Grecia un po' esistita, un po' mitologica, e hai cercato da questa figura di donna che ti ha Sì. colpito così, forse proprio perché è misteriosa. Ma soprattutto perché in quell'epoca le donne erano molto. Ora, nell'epoca arcaica e quindi l'epoca micenea precisamente, non erano ancora molto relegate nei ginesei le donne, però anche. Dovevano sottostare, diciamo, al volere del padre, del marito, e ho voluto creare un personaggio che a quei tempi già potesse, con la sua personalità molto forte, far valere un attimino la sua I suoi volontà, i suoi valori, certo. valori. E quindi ho immaginato questa ragazza che vive poi, si vedrà meglio anche nel secondo e terzo libro, una vita particolare perché riesce ad essere praticamente padrona di se stessa e questo è un messaggio molto forte che mi piaceva poter dare anche a chi magari
tutt'oggi ha dei problemi e leggendo magari sogna e riesce anche a vivere le avventure di questa ragazza come se fossero le proprie. Certo, un'eroina diciamo in definitiva, anche perché per il suo tempo non era assolutamente facile imporsi come figura femminile, perciò diventa un'eroina proprio anche per questo. Direi che questo libro affascina forse perché per chi ama la mitologia, anche io l'ho sempre amata, affascina perché crea quest'aria, sì, un po' di mistero intorno a questa ragazza e nello stesso tempo però ci sono anche riferimenti alla Grecia, riferimenti alla Grecia mitologica, riferimenti alla Grecia geografica, perciò siamo in bilico molto fra la fantasia, fra il romanzo e la realtà e sì, la mitologia. Infatti una cosa che ho sempre cercato di fare scrivendo era quella di rendere tutto molto realistico. Perché noi pensiamo all'epoca mitologica come se fosse tutto avvolto in una nebbia, come se non ci fosse vero niente vero. Invece anche lì la gente sono, viveva. Certo. Per cui sì, aveva la sua religione, credeva negli dèi, pensava che gli dèi influissero nella vita quotidiana, certo. Però nel libro non appaiono proprio questi dèi, proprio tangibili, di solito sono sogni che lei fa, insomma l'ho reso molto realistico perché in realtà poi l'hai visto un po' con gli occhi della realtà, della di quello realtà, che poteva essere veramente. Poteva essere la realtà. Abbiamo qualche altra immagine da far vedere agli amici da casa, che qua abbiamo immagini, come dicevo prima, si alternano. Immagini reali, questi sono ovviamente rovine greche, guardate che meraviglia, da dove tu hai tratto spunto, ti sei immersa diciamo nell'atmosfera. Qua abbiamo altre immagini che riguardano Knosso. Qua abbiamo invece proprio un abbigliamento tipico della donna greca, un peplo, dove si vede. Erano donne anche fisicamente imponenti, insomma, donne abbastanza. Sì, la Ferebè è molto. Lei no. Molto, molto gracile, nel gracile, senso, molto sì. Minuta come ragazza. E, anche perché io penso che, specialmente a quei tempi, non ci fosse tutto quel cibo per poter essere poi tanto floridi. Per cui, secondo me, è più realistico invece una ragazza magrolina, una ragazza che comunque sia ha una vita sana, una vita. E, quello che volevo dire, soprattutto riguardo alle foto, è anche una cosa importante, cioè che le foto che possiamo vedere noi ora delle rovine dell'antica Grecia. Sono quelle dell'età dell'oro di Atene, di Pericle del 400 a.C., mentre invece io scrivo di un'epoca molto più remota, più antica, quindi certo. Era un'epoca in cui le rovine di oggi di Atene non c'erano. Però c'era già un insediamento su questa rocca che poi è diventata l'Acropoli, e sicuramente c'erano già dei templi che poi sono stati distrutti e sono tempo si sono distrutti. Questo per esempio è il Palazzo di Cnosso, com'era ai tempi d'oro, magari prima, quando Ferebea viveva e che è andata a Creta e che ha visto il palazzo, sarà stato diverso, ma forse molto simile, per cui ho immaginato un pochino, proprio come in tutte le storie, certo, un po' di anacronismi ci sono. E un minimo anche di fantasia, e un minimo anche del tuo, non solo di storia. Infatti questo palazzo è un pochino anche come potrebbe essere stato all'epoca, ovviamente non un rudere. Qua abbiamo invece l'abbigliamento di un uomo, vedete sono molto simili perché erano molto drappeggiati, molto con tanta stoffa, ma non si cuciva la stoffa, c'erano delle fibule che fermavano sulle spalle. Poi vediamo i calzari tipici del momento, poi dovrebbe esserci anche un disegno di un soldato, vedete com'erano, tra l'altro erano molto, molto belli con questi abiti, seppur semplici, molto semplici,
con sì. pochissime... Ma quelli micenai erano anche un po' diversi rispetto a questi, perché anche, diciamo, le armature del soldato miceneo erano quasi scafandri di bronzo, e gli elmi non erano proprio forse così, ma erano elmi fatti di ossa di cinghiale, zanne di cinghiale che venivano messe tutte a protezione del cranio. Insomma, era un'epoca veramente agli albori della civiltà, però romanzando uno magari immagina anche un po', certo, un po' quello che di immaginazione. I pennacchi sugli elmi c'erano, certo, sicuramente. Certo, va lasciata un pochino l'immaginazione, sì, anche a chi legge, un pochino chi si... Sì, sì. La scelta di non... di non mettere immagini nel libro. Perché immagini di quel tempo ce ne sono poche, per cui preferisco che la gente immagini ognuno con la propria, con gli occhi della propria mente e con la fantasia, quello che certo, legge. Che uno, sì, con la fantasia può veramente viaggiare, poi quello che fa capire il tuo libro può creare appunto tante immagini che si affollano nella mente. Andiamo avanti con la quarta di copertina, capace persino di sfidare Teseo, lei, donna ribelle, forte e coraggiosa, l'eroe attico per eccellenza. Così, passando tra orgogli e delusioni, intrighi di corte e avventure, vive in prima persona i tumulti e i cambiamenti della sua epoca. L'impresa con il Minotauro e la nascita di un'Atene democratica fanno da sfondo alle vite di uomini buoni e cattivi e alle mosse degli dèi che giocano con i loro destini, ma Ferebea continua a credere comunque in una vita felice e nell'amore. E questo è importante, perché è chiaro che in definitiva le donne di ogni epoca, il sogno di trovare la persona, di realizzare il proprio amore, di essere amata dalla persona, sì, che ha scelto, che si realizzi, questo è un pochino, sì, una cosa molto... Poi non solo l'amore passionale, cioè l'amore fra uomo e donna, uh-huh, l'amore in generale, perché questo personaggio vede sempre del buono nelle persone. E anche appunto nei personaggi peggiori, certo, lei cerca di vedere il fondo, la natura buona. La natura buona. E questo, anche questo è un messaggio che mi piace lanciare, perché è vero che tante persone a volte si comportano male, possono aver sbagliato, però possono anche averlo fatto perché hanno subito qualcosa che li ha resi tale. Per cui lei scusa sempre tutti e crede sempre che qualcuno possa migliorare. Che qualcosa, ecco, di buono in fondo ci possa, sì, sempre essere nelle, sì, persone. E questo è un bel messaggio positivo, che ovviamente è Sabrina che lancia, è la sua anima, il suo pensiero che vuole lanciare anche nel suo libro. Bene, Sabrina, io direi stop, perché altrimenti sveliamo troppo. Il libro va letto sicuramente, perché è un bel romanzo, è una cosa che è anche con un'impronta storica, con un'impronta mitologica, che fa rivivere momenti dei quali magari adesso non si parla più come anni fa, anche nelle scuole la mitologia, queste cose era molto più trattata, perciò io direi che questo è un libro che dovrebbero leggere anche i ragazzi, perché fa bene sapere qualcosina in più. Grazie Sabrina del tuo intervento qua oggi, ci rivedremo magari anche prima dell'uscita del tuo prossimo libro. Hai più o meno in mente quando potrebbe uscire? Fra un annetto sicuramente. Un annetto, sì. Allora è troppo, ti rinviterò allora nel mio talk show. Bene. Spero di far prima. Grazie Sabrina e grazie ai nostri telespettatori che ci hanno seguito, come sempre. Io do appuntamento al prossimo speciale d'argomento. Ciao a tutti.